Niente zampilli, nessun getto d'acqua, la fontana di Viale Geno non funziona. Uno dei simboli di Como, visibile da terra e dal lago, recentemente restaurato grazie al contributo dei privati, è fuori uso. Un altro brutto biglietto da visita per la Convalle che si aggiunge ad un lungo elenco che comprende, tra gli altri, la rotonda Pezzi di Monte Olimpino. Non si sa per ora da quanto tempo sia ferma, fatto sta che in molti in questi giorni se ne sono accorti. Dal comune non arrivano risposte certe, a breve, probabilmente già domani, i tecnici dovrebbero effettuare un sopralluogo per capire cosa possa essere successo. Forse un semplice guasto, forse qualcosa di più serio, al momento non è dato sapere. L'impianto normalmente è in funzione tutto l'anno, chiariscono da Palazzo Cernezzi, rammaricati turisti e residenti della zona. E non è chiara neppure la segnaletica, perché il cancello che porta alla fontana indica gli orari di apertura al pubblico dalle 10 alle 18 in inverno, poi a ridosso del manufatto c'è un chiaro divieto di accesso. Allargando lo sguardo al primo bacino dell'Ario oggi intanto, dopo giorni di maltempo che hanno portato a riva detriti e rifiuti, per ripulire le acque del lago, in azione il battello spazzino.